Thank you questo nostro piccolo spazio, diciamo, che apre oggi qualche eh, intervento da parte del sottoscritto sui temi della comunicazione, del giornalismo, dell'informazione, in un periodo senz'altro complesso per vari aspetti, diciamo che riguarda questo mondo che da un lato è, diciamo, colpito dalla più grande crisi economica e sanitaria mondiale, dall'altra sta cercando ormai la via per uscire fuori da questa situazione, ma dentro tutto questo... Deve fare i conti con una eh, quantità e anche qualità di informazione sulla quale c'è parecchio da discutere. È indubbio che ci sia una fase eh, difficile, è indubbio che gli elementi di questo processo siano molto complessi e che probabilmente l'uscita non sarà dolce diciamo, da questa crisi. Ma è chiaro che gli operatori dell'informazione, della comunicazione, delle relazioni pubbliche, del giornalismo. Devono fare i conti con qualche novità. La novità è che il bene comune diciamo, è entrato al centro della scena e che la responsabilità da parte di tutte le componenti del mondo dell'informazione e della comunicazione è stata resa evidente. In un anno in cui noi abbiamo assistito ad ogni genere di manipolazione informativa, ad ogni genere di disinformazione possibile, che su una scala mai vista prima. Eh, in questo senso sono tante le responsabilità e non è questo certo lo, lo, mio, lo scopo del mio intervento quello di fare un elenco di responsabilità voglio essere positivo e mi riferisco ad un articolo che è uscito sul sito della FERPI della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana nella giornata di eh, ieri un articolo interessante intitolato PR manipolatori di professione è una provocazione del professor Giampiero Vecchiato un caro collega che insegna su alla Cafoscari a Venezia, che ha evidenziato come in questa giornata mondiale dell'informazione costruttiva, di cui anche Ferpi è uno dei 60 enti promotori, si tende finalmente a ritornare eh, come dire, ad un concetto di informazione e di comunicazione funzionale al bene comune e della comunità vanno fatti alcuni chiarimenti in questo senso sui ruoli e sulle responsabilità per cui per quello che mi può riguardare essendo io sia un giornalista ma anche un relatore pubblico da oltre 30 anni credo di poter voglio dire aiutarvi a capire meglio quello che accade all'interno di questo mondo è un mondo che non è esattamente come viene dipinto dai social media in cui chiunque può dire o fare quello che vuole. Certo, siamo in una piena libertà di stampa e questo è un grande vantaggio che ci dà la nostra Costituzione, soprattutto in Italia. Ma dall'altro lato, eh, essendo in uno scenario globale dettato da fonti di informazione autoprodotte o generate da forze anche esterne al nostro paese, la confusione è tanta nella percezione, diciamo, della verità. La verità è il concetto che ispira noi nella nostra dimensione di giornalisti, di coloro che hanno in tasca un tesserino, verde o rosso che sia, fossero pubblicisti o professionisti, la verità è il faro diciamo, al quale fa riferimento la professione giornalistica. Nelle società complesse la professione giornalistica ha a che fare con le fonti di informazione, cioè con realtà più o meno qualificate a seconda dei temi. Che c'è, voglio dire, da, da analizzare, da ripercorrere, da raccontare, che possono essere quindi la base dell'informazione da cui partire per poi fare il lavoro del giornalista. Bene, le relazioni pubbliche sono una di queste fonti. I relatori pubblici sono professionisti di comunicazione che hanno la responsabilità dell'emissione del messaggio, sono i costruttori del messaggio, siamo i costruttori del messaggio. In quel tipo di veste siamo coloro che dentro una struttura organizzativa produciamo l'informazione che è poi destinata alla diffusione. Oggi con i social media tutto questo è profondamente mutato nella dimensione e anche nella qualità. Del prodotto e anche nell'estetica, se vogliamo, di questo prodotto, ma dobbiamo ritornare ad alcuni principi fondamentali. I principi fondamentali sono, innanzitutto, legati ai ruoli. Il giornalista ha uno scopo, quello di raccordarsi ovviamente alla volontà di un editore e quindi di avere una linea e di portare avanti questo all'interno dello spazio dato in piena e assoluta libertà. Il relatore pubblico, quello di offrire alla dimensione giornalistica. Una quantità e qualità di informazioni utili sotto il profilo informativo, ma spesso anche con riferimenti molto precisi alla qualità del rapporto fra la sua organizzazione e la comunità nella quale l'organizzazione si, eh, si svolge, si sviluppa, agisce. Bene, rileggendo Patricia Parson, come ci ricorda Giampiero Vecchiato, bisogna ricordarsi che i relatori pubblici hanno alcuni scopi, per esempio, dire la verità fare del male, rispettare gli altri, fare del bene se possibile con un atteggiamento altruistico sempre tempatico, rispettare la privacy in tutti i processi di comunicazione, essere leali ma soprattutto in questa fase direi che è molto calzante essere socialmente responsabili. Per cui il concetto è che il rapporto tra giornalista e relatore pubblico è un rapporto fiduciario basato su una reciproca fiducia e stima nella dimensione da una parte di avere degli interlocutori qualificati che producano informazioni certe, dall'altra, dal lato giornalistico, di avere degli interlocutori che non manipolino quelle informazioni per altri utilizzi e le mettano poi in circolo per altri rapporti di utilità. In questo senso, quindi, capite bene che in questo scenario questi aspetti sono molto rilevanti, soprattutto quando noi tocchiamo mondi estremamente delicati come possono essere quelli della salute pubblica, della sanità, della diffusione farmaceutica, delle attività collegate alla pubblica amministrazione, della tutela della sicurezza pubblica e così via. Questo vuol dire che laddove esiste un ufficio pubblica informazione, cioè un ufficio relazioni con il pubblico, o dove esiste semplicemente un ufficio relazioni esterne, o, o dove esiste una divisione comunicazione, a seconda della dimensione, dei sistemi delle organizzazioni complesse, dall'altro lato ci deve essere una sana e pubblica attività giornalistica e di riscontro con la comunità. Il giornalista in quella veste è il pungolo e se ha qualcosa da chiedere deve chiederlo e qualcuno dall'altra parte deve rispondere. Nel caso di questi giorni di una nuova serie, purtroppo, di tragedie sul lavoro dettate da L'uso maldestro, di te, probabilmente di tecnologie e di impianti che hanno provocato la morte di operai e operaie che stavano soltanto facendo il loro lavoro, è la dimostrazione che in questo mondo ormai eh, così complesso nessun tipo di aspetto può essere lasciato fuori dalla porta. Ed è dovere sia delle aziende sia delle, dei giornalisti fuori del cancello in quel caso contribuire alla verità quello che gli operatori, diciamo, quelli che noi definiamo comunicatori illuminati e informatori coscienziosi, come scrive Luca De Biase, dovrebbero potersi incontrare a un certo punto della loro carriera. Questo farebbe molto bene al sistema di fronte alle sfide competitive, sfide vere non affrontabili con strategie manipolatorie che sono proposte da questa attuale fase di globalizzazione. Quindi Voglio concludere in questo senso questo mio piccolo pezzo virtuale. Abbiamo sempre più bisogno di una comunicazione responsabile, di una comunicazione che deve partire da tutti gli attori del processo comunicativo, che deve tenere conto della dimensione sì del contenuto, sì dell'emergenza, ma anche del sistema etico, culturale e in qualche modo della legalità assolutamente che all'esterno nella comunità si sviluppa. In questo senso la giornata dell'informazione costruttiva che è stata promossa in Italia è uno stimolo, leggo testualmente dall'articolo di Ferpi, a non abbassare la guardia e vigilare affinché la questione etica sia sempre al centro dell'agenda dei professionisti delle relazioni pubbliche, così come, aggiungo io, dei giornalisti, e si faccia riferimento, soprattutto per i primi, per i relatori pubblici, al codice di comportamento. Lì, dove recita che nell'ambito della nostra attività professionale ogni iscritto deve dimostrare onestà, lealtà, integrità, in particolare non facendo uso di informazioni e commenti che possano trarre in inganno gli altri né di informazioni false e devianti. Queste regole sono state scritte negli anni '70 dai padri delle relazioni pubbliche in Italia e ancora prima da coloro che questa professione l'hanno costruita in altre dimensioni internazionali. Credo valgano sempre, non solo come suggerimento, ma come filo guida etica per il futuro delle nostre comunità. Vi ringrazio per l'attenzione.